Il Dertona si presenta al proprio pubblico nella prestigiosa amichevole contro la Vanoli Cremona. Le due squadre sono reduci rispettivamente dal Memorial Cima, perso contro Casale, e dal terzo posto al Trofeo Lombardia. I padroni di casa, da sottolineare le assenze di Spizzichini e Ndoia, oltre a quelle del lungo degente Stefanelli. I primi 5 punti della gara sono tutti degli ospiti, guidati dal vice Fioretti, in assenza di Neo Sacchetti, impegnato con la nazionale. Il primo canestro dal campo per i bianconeri arriva dalla lunga distanza con Knowles, a cui risponde immediatamente con la stessa moneta Dance. Sono lui e l'eterno Travis Diner i più sperati in questo inizio di partita, a marca decisamente cremonese. Sul 15-9 entra l'ex applauditissimo Ricci. Una facile penetrazione di Dance fa arrabbiare Pansa, che ferma così per la prima volta la partita sul 10-17 Vanoli. Proprio l'ex di turno sulla sirena sigla un canestro pesante, che fissa il risultato sul 15-29 alla prima sirena. Un po' come da prassi, nelle amichevoli estive, il punteggio ad inizio secondo quarto viene azzerato. Il secondo mini match ha inizialmente due protagonisti, Alibegovic da una parte e Saunders dall'altra. Il 7-6 che comporta il primo timeout per gli ospiti è principalmente griffato da questi due giocatori. I Leoni raggiungono il massimo vantaggio sul 13-6 grazie a Blizzard in un quintetto in cui si fa apprezzare anche il giovane Buffo. Un Dertona completamente diverso in questa seconda parte e meritatamente avanti di 11 lunghezza a 3 minuti dalla fine, dopo una fondata spettacolare di Tuio. Dopo la sospensione, Cremona prova a reagire grazie soprattutto al figlio dell'ex arbitro NBA Crawford, ma il tentativo si rivela vano, permettendo ai padroni di casa di aggiudicarsi la seconda gara di 10 minuti per 27-18. Il terzo incontro si differenzia rispetto ai primi due, almeno nei primi 4 minuti, per il basso punteggio e l'equilibrio. Quest'ultimo però si spezza nei 2 minuti successivi, con i lombardi capaci di piazzare un break di 8-0 sospinti da un ottimo Ricci e l'inizio di un parziale pazzesco che porterà il quarto a chiudersi 26-5 per Cremona. L'ultima parte di gara è sulla falsa riga della precedente. Cremona corre, come nello stile del suo coach, e si porta rapidamente sul 15-8. La Vanoli mantiene senza grossi affanni il vantaggio fino alla fine dell'ultimo tempo, che si conclude 20-15 per un complessivo 103-67 per gli ospiti. Difficile individuare un MVP in una partita in cui il punteggio viene sempre azzerato. Dovendo scegliere, giusto una menzione per l'ottimo Giampaolo Ricci, l'ex di turno, applauditissimo e ancora amatissimo dal pubblico tortonese.